Dopo 2 giorni, rieccoci qua. Questa volta con l'1-0 su Lecce, vittoria di Cortomuso. L'avevano detto, ora Allegri se tipo farà un gol, poi si chiuderanno, ragazzi. L'abbiamo vinta 1-0, non è che ci siamo proprio chiusi, però è stata una partita abbastanza equilibrata, diciamo, sul piano tattico. Cos'è cambiato rispetto a Sassuolo? Un cazzo principalmente, solo gli errori difensivi che oggi non ce ne sono stati, diciamo, il Lecce non ha praticamente tirato in porta rispetto a, proprio a Reggio Emilia dove passaggio sbagliato, passaggio sbagliato, passaggio sbagliato. Oggi siamo anche più calmi, ha segnato Milik, si è sbloccato che fino a prima, diciamo, aveva fatto un lavoro tutt'altro differente, il solito lavoro di Milik, diciamo, no? Squadra che nel suo complesso giocava, tra virgolette, sì, giocava abbastanza, le occasioni le creava, i tiri ci sono stati, Rabiot contro al fantacalcio, assist, ma va bene così perché quest'assist ci ha fatto vincere 1-0 di Cortomuso. E sostanzialmente la squadra è questa, ragazzi. Si sapeva che partita sarebbe stata contro il Lecce, anzi, temevo avremmo perso stasera, sinceramente. Poi si sa, il Lecce quest'anno si è visto come gioca, è la seconda miglior difesa del campionato, dopo l'Inter, che l'Inter ha subito un gol, il Lecce ne ha subiti pochi. La prima partita che perde il Lecce quest'anno, ricordiamo che il Lecce era sopra di noi prima dell'inizio della gara. Ora stiamo a 13 punti, siamo secondi perché il Milan ne ha 12 e l'Inter ne ha sempre 15. Mo, domani il Sassuolo non ripeterà mai le prestazioni che ha fatto contro di noi con l'Inter perché domani c'è Inter-Sassuolo e questi se faranno spaccare il culo, sicuramente. Nulla. Ha giocato Cambiaso, Kostic, ragazzi. Poi è entrato, ma secondo me, vi dico la mia, Kostic, appena a gennaio arriva l'occasione buona, se arriva l'offerta, se lo vendono. Perché anche perché c'è Cambiaso, c'è Iling, c'è Kostic, quindi poi fai una competizione sola. Qualcuno sarà sacrificato quest'inverno. Ho detto estate, non mi ricordo, sono confuso. E a destra ha giocato di nuovo McKennie, alla fine sembra gli abbia fottuto il posto per ora. McKennie sta giocando bene, ragazzi. Non me lo sarei mai aspettato da inizio anno, cioè era considerato esubero. Adesso ha preso, anche se non è il suo ruolo, la fascia. Scondino con queste prestazioni, tutto sommato, non sta giocando male, anzi, sta giocando bene. Quindi va bene, cioè, McKennie va bene. Weah si deve ambientare, secondo me, ancora. È veloce, ma per il resto basta. Cioè, è veloce, deve migliorare sull'aspetto, su tutto il resto alla fine. Anche se alla Lille faceva esterno destro, terzino destro. Weah, il terzino destro non glielo fate fare, per favore, Max. Poi è entrato, ha giocato Rugani titolare e si è rotto. È dovuto entrare Gatti. Quindi io ho detto, ma te prego Gatti, mi raccomando. No, non ha fatto chissà cosa. Alla fine Rugani il suo lo fa sempre, anche se Lecce ha giocato di più sulla fascia di destra con Arkvist. Ragazzi, Arkvist e Kristovic sono due ottimi giocatori, due buoni giocatori, si è visto. Ma Arkvist stasera metteva un po' in difficoltà, diciamo. Non troppa, però qualcosa la fa vedere. Secondo me stanno il Lecce non si può salvare facilmente, va già a 11 punti, quindi minchia c'hai voglia. Nulla, ora domenica alle 6 c'è Atalanta-Juventus e chissà cosa cazzo succederà, mamma mia. Nulla, questo video si conclude qua perché non è che abbia molto da dire. Episodi, diciamo, ce ne sono stati. Se mi volete dire che il coso là di Rugani mentre quando era in aria, no, che tocco di mano, non tocco di mano perché Rugani era messo così, che prima gli sbatte qua, tipo poi gli sbatte di nuovo qua, non c'è un cazzo. E nulla, il gol di Milik era regolare, l'hanno anche rivisto, fuori gioco semiautomatico e onside, quindi non sta a sapere il cazzo. Bella, raga.